Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa da Basco. Ho fatto una mega spesa, ho tre sacchetti pieni di roba, uno forse lo intravedete anche qui a fianco a me e quindi condivido con voi i miei acquisti. Come al solito parto dai prodotti surgelati così poi li vado subito a mettere nel congelatore. Ho preso della Primia, che è la marca della Basco, questi filetti di platessa alla mugnaia. Li avevo già presi altre volte e devo dire che li apprezzo abbastanza. Sono forse un po' piccolini perché poi in cottura si restringono ancora di più, però comunque sono gustosi. Due sogliole surgelate, anche queste io le trovo buonissime, le compro abbastanza spesso perché rispetto alla sogliola fresca hanno un prezzo un pochino più basso e sono ugualmente buone. Poi due tranci di pesce spada, questi in particolare sono da 225 grammi questo e da 199 questo, quindi sono dei filetti abbastanza piccoli, però comunque il pesce spada io lo adoro e quindi lo compro molto spesso. Poi una confezione di cotolette, queste della Aia, sono le migliori in assoluto. Io ho provato i vari dupe, l'unico dupe vero che avevo trovato è stato al di più, però poi non ho mai più trovato quel prodotto, nel senso che hanno messo le spinacine ma non le cotolette, queste qui classiche di pollo, e quindi vado sull'originale perché le altre a me sinceramente non piacciono, quindi cotolette Aia per quanto mi riguarda top. Poi una confezione di patate da cuocere al forno taglio rustico, che sarebbe quello un pochino più spesso. Poi ho preso del salmone fresco, che però non vi faccio vedere perché è confezionato e tutto fasciato, quindi se lo apro in questo momento succede un disastro. Stessa cosa per la carne macinata. Quindi quelle sono cose confezionate che ho preso proprio dal banco, dei freschi, quindi le ho messe direttamente in frigo, però fidatevi, le ho comprate. Poi ho preso del crème caramel, in realtà la confezione nasce come confezione da 4, però io ho avuto un piccolo incidente di percorso, mi si è spezzata, è diventata una confezione da 2. Comunque questi li prendiamo molto spesso, sono della marca Milk, spero la vediate, e li trovo molto buoni. Poi delle svizzere di tacchino, queste mi piacciono moltissimo, sono della marca Aia e le trovo veramente gustose, proprio molto saporite. Poi ho preso lo speck confezionato che io utilizzo sempre quando faccio la pizza, perché andiamo a mettere sulla pizza lo speck anziché il prosciutto cotto, facciamo una cosa di questo genere. Poi sempre per la pizza ho preso le mozzarelle Santa Lucia Light, ne ho prese 3, eccole qua. Poi uno yogurt al caffè magro della Tiguglio. E poi ho voluto prendere sempre della Tiguglio uno yogurt alla mela verde. Non l'avevo mai assaggiato, non l'ho neanche mai visto, a dire la verità. Sono rimasta molto incuriosita, ho pensato, ma sì, proviamo questa cosa nuova. Poi ho preso della marca Valdenza queste frolline, che sarebbero praticamente delle crostatine, però hanno il ripieno, sono fatte in questo modo, sono chiuse sopra e hanno il ripieno in mezzo, alle more rosse e ai mirtilli neri. Sono veramente buonissime, le mangio a colazione perché sapete che a me piace cambiarla, la colazione non è mai identica, non è mai uguale, e ogni tanto compro anche queste. Poi una confezione di pasta e fagioli della Primia, questa è già pronta ma mi viene benissimo per le cene veloci, quando non ho voglia di mettermi a cucinare cose troppo lunghe, questa è perfetta in quelle occasioni. Poi marmellata alle ciliegie 100% frutta, quindi quelle con solo zuccheri della frutta della Zueg. Poi ho preso il dentifricio Colgate protezione carie, i miei amatissimi Raffaello, eccoli qua, ne ho preso 3 confezioni perché questi qua piccolini in pochi giorni se ne vanno, perché li mangiamo magari dopo cena al posto del dolce, mangiamo uno di questi, e quindi essendo in 2 ed essendo questa una confezione da 4 fa presto a finire, quindi di solito ne prendo un po' di più così per qualche giorno ce l'abbiamo. Di solito prendo anche la confezione grande, però non sempre riesco a trovarla. Poi della marca Napisan ho preso queste salviettine multiuso che sono igienizzanti e sgrassanti. Le utilizzo magari per fare delle pulizie velocissime, quindi quando dovete solo passarle magari sulla superficie della cucina perché è caduto qualcosa, quindi qualcosa proprio di veloce, oppure per disinfettare il cellulare. Dopo che sono stata fuori casa, io di solito disinfetto il cellulare perché comunque fuori veniamo a contatto con un sacco di cose e io preferisco dare
una disinfettata al cellulare quando torno a casa, e queste sono pratiche, comode, utili, servono anche per pulire, quindi insomma multiuso veramente nel vero senso della parola. Poi della Novi e della linea fondente nero ho preso gli ovetti di cioccolato. Io adoro il cioccolato fondente, poi adesso comincia a essere il periodo degli ovetti e quindi insomma mi sono piaciuti e li ho comprati. Poi ho preso delle pere, queste di solito io non le compro di questa qualità, però non erano disponibili quelle che volevo io, quindi insomma ho pensato di cambiare un po' e di alternare con queste. Poi ho preso delle mele rosse Melinda, ve ne faccio vedere una sfusa, però ne ho preso 2 kg, quindi ho il sacchetto qui appoggiato sul divano, fidatevi, queste qua sono gigantesche tra l'altro. Poi degli zucchini a buccia verde scura, io di solito preferisco quelli più chiari, però questa volta ho trovato questi qui più scuri e va bene così. Poi della marca Primia ho preso 2 tipologie diverse di tovaglioli, mi servivano i tovaglioli, ho pensato di prendere 2 tipologie tanto per provare la differenza. Questi hanno 2 veli, sono 50 tovaglioli e sono morbidi e resistenti. Invece questi sono 45 tovaglioli, quindi un po' di più, e sono super assorbenti. Voglio provarli entrambi e poi vediamo quali saranno i migliori, almeno per quelli che sono i miei gusti. Poi ho preso 2 litri di latte scremato della Primia, questo qui è totalmente scremato. Poi ho preso questo mix di verdure per il minestrone, io ve lo consiglio questo, è della marca Mio Orto. Vi consiglio proprio di provarlo perché viene un minestrone squisito, è veramente ottimo. Vi dico magari che cosa c'è all'interno, qualora vi dovesse interessare. Cavolo, verza, carote, porri, sedano, fagioli, lenticchie, erbette, prezzemolo in proporzione variabile, già lavato e pronto da cuocere. Io proprio ve lo consiglio questo perché fa un profumo quando lo cuocio, viene un minestrone veramente con i fiocchi. Poi ho preso anche delle mele gialle, queste qui sono le Melinda, però in qualità a buccia gialla. Poi del detersivo per i piatti, questo qui in formato grande ricarica, che mi viene veramente comodissimo perché io poi utilizzo una specie di porta sapone a forma di pesce che utilizzo per il detersivo per i piatti e che tengo sul lavandino, quindi mi serve comunque la ricarica perché poi utilizzo il mio porta sapone. E poi come ultima cosa ho preso 2 kg di arance, eccole qua. Questa è tutta la mia spesa, ho cercato di fare più velocemente possibile, ma non so se ci sarò riuscita. Comunque, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.